Eccoci, eccoci qui. Scusate, stavo avendo problemi di configurazione del video. Dunque, hanno fatto un aggiornamento a Lake, che l'ultimo aggiornamento comporta questo. La modalità infinita. Ed è qui, eccola qua. Modalità infinita. Praticamente si continua a consegnare posta avanti e indietro e non c'è più storia. Questa cosa è stata voluta dai fan. Non lo so quanto sia vero. In ogni caso, esiste un DLC, Season's Greeting. Andiamo a provarlo immediatamente. Hello. Hey, Dad. How's that white Christmas looking? You promised, remember? Meredith. Of course. It's coming down as we speak. Wait till you see it. Great. I knew you wouldn't let me down. My plane lands Tuesday at 5:30. Perfect. How will you get here? Will someone pick you up? Obviously. I've got the best chauffeur around. His name starts with a T and ends with Amos Weiss. All right, then. I hear he's the best in the business. I'll make sure he's there. 5:30 sharp. Oh, thanks, Dad. See you soon. Two more nights, Em. Can't wait to see you. Same here. Say hi to Mom for me. Bye, Dad. Bye, Em. Have a safe trip. Good morning, Thomas. I bet you woke up feeling like $1 million after winning that monster pot last night. Morning, Frank. It felt like $96.40, actually. But yeah, I had a great night's sleep. I bet. It looks like you've hit the jackpot again today. There's hardly any Christmas mail rush because of the snow. Ok, allora sembra essere un prequel, quindi siamo il papà in attesa che Meredith arrivi. Andiamo a vedere un po'. Non mi dispiace stare fuori dalla neve, prima posso stiracchiarmi accanto al fuoco, meglio è. No, non mi dispiace stare fuori nella neve, eh? A me piace. Oh, that's a pity. Con belle giornate così, eh. Outside in the snow. Well, I do. Snow's for looking at, not for walking through. Take it easy out there today. Oh, ok, allora, solita cosa. Dobbiamo distribuire posta. Robin and Zokes, good morning! Good I guess I wasn't morning. The only one that noticed all that white stuff lying around. I now have enough neo-positive pet peeves about snow to last me a lifetime. But don't let that stop you from calling in new ones. My answer machine can handle it. Neo-positive or pet peeves? We're starting off the week with a P.O. snow positive from Cheryl. Ehi. Allora, 300 Lake Road, 300 Main Street, questo. What are the chances? E credo che sia qua. The cold wind's blowing through the mistletoe. Guardate un po' dove siamo. Hey, Beth. How are you on this fine day? Thomas, hi. Well, business as usual. No, I'm just joking. The situation is not that dire. Nessuna Mildred che ero vista per degli sconti oggi. Vedete, non posso andare male con la vacanza dietro l'angolo, giusto? Vai. Ottimismo. I was going to say, sales can't be bad with the holidays around the corner, right? Times have been better, I suppose, but you're right. I'm not complaining.
Besides Mildred, there's been an odd customer or two today, and would you believe, one of them was even looking for a full set of encyclopedias. Allora, non sapevo tu avessi un clone. Ma chi le legge quelle? Sono come 30 libri, dai, così. Who even reads those? Io mi sono nutrito di enciclopedie. I know, they're wonderful. Fino alla tenera età. I even owned 3 sets at one point. But then I'll be the first to admit that a set of encyclopedias is nothing less than a veritable treasure trove of information at one's fingertips. By the way, did you know that the world's largest encyclopedia was created in 15th century China and comprised about 11,000 books? Isn't that fascinating? Imagine having to load that into your car. Allora, questa consegna non credo che il mio fidato vecchio furgone potrebbe reggerlo. Dai. I don't think my trusty old van could take that. Or my bookcase for that matter. Well, they do say a good book is easy to pick up, but hard to put down. Get it? How's Emily coming along with Christmas dinner, by the way? I can imagine she's pretty excited about Meredith coming over. So let me know if she needs any more cookbooks. I've got this beauty from Good Housekeeping that's all the rage right now. Allora, tanto cibo che mangeremo tutta settimana, mi si allargheranno i pantaloni solo a guardare la copertina. Vai, vai, così. Oh, that might be a bad idea. I'm going to have my pants let out just looking at the cover. I suppose you're right. But don't you worry, I'll leave the cookbook. I have a feeling St. Nicholas has other things in store for you this year. Non vedo già l'ora. Looking forward positive, to it already. Positive. As well you should. Cosa ha in serbo San Nick quest'anno per te? Beh, è tutto per ora, Pinto. No. And continuiamo la Nick nostra conversazione. Doing anything special? I'm flying out to Georgia tomorrow to spend Christmas with my Daniel and his wife for a few days. We're planning a Hawaii 5-0 marathon. It's my guilty pleasure. And luckily, it's theirs too. Ah, Dunno? Eh sì, dagli i miei migliori saluti quando lo vedi. Ah, certo, resta lì. Ah, Dano. Ah, Dano. When you see him. And his wife, of course. I shall. Right. I better get back to it and get ready for the New Year's sale. Okay, siamo vicini alle feste. I've been in a fight with my pricing gun lately, so I need all the time I can get. And good things come to those who wait. I'll bring over your presents later in the week. I hope you have a Merry Christmas Eve tomorrow, and give my love to Emily and Meredith. Will do. And season's greetings to you too. Ok, i season greetings chiaramente sono gli auguri di buone feste, ecco. Li chiamano gli auguri di stagione. Oddio, ho bloccato tutto il traffico. Lo tolgo. Main Street, eccolo qua. Conosciamo bene questo negozio, vero? E anche questa persona carissima. Ciao Angie. Hello Angie, long time no see. One package for you today. Thanks Thomas, how's Emily? È molto impegnata, il motore è cronicamente a corto di personale, oltre a odiare la neve sta alla grande. È impegnata. She's very busy. The motel's chronically understaffed. Ah, yes. This must be busy season at the motel. I do like it when out-of-towners come to visit our little hamlet, especially when they like movies. Apparently most of the rooms è una appassionata di film, veramente. Respect. Should be good for business. So, what do we have here?
Oh, right. Cos'è successo? You okay there, Angie? It's just some things from LA. Toiletries, stuff like that. I recently ended my relationship. Okay. So definitely not okay. Pardon me. It's fine. It was my decision, and it was the right decision. The long distance thing just wasn't working out. Still, seeing your spare toothbrush, that shampoo bottle, a stick of deodorant, it just makes it so definite, you know? Like, the LA chapter of my life is now finally completely closed. Allora, veramente non so perché, ma questa Angie mi è piaciuta subito dal primo momento. Allora, no, rompere subito prima della vigilia di Natale deve essere dura, dai. Breaking up right before Christmas Eve must be extra tough. Yeah, that does add to the melancholy. Timing isn't exactly my strong suit, I guess. Guarda, è veramente simpatica, come l'ha preso tuo ex. Ok, glielo chiediamo. Sounds like you're dealing with it like a champ, though. How did your ex take it? My ex-girlfriend, you mean? Yeah, she's handling it okay. Ah, quindi era una fidanzata, ok. I guess. Ecco perché è andata a finire così. Did you not know? Beh, sicuramente non è la mia preoccupazione. Adesso, sincero, avevo una vaga idea. No. To be honest, I did have an inkling. Wasn't sure, though. I mean, it's not exactly something I walk around advertising around here. This is probably the first time I've seen you blush. Well, I'll leave you alone with your thoughts. And your spare toothbrush. Merry Christmas, Angie. Merry Christmas, Thomas. My toothbrush and I bid you. Fantastica questa. Ok, ciao Angie, è stato bellissimo come sempre parlare con te. Allora, se non erro, ma blocco sempre il traffico io. Mi guardano tutti male. Dovevo parcheggiarmi qui, così. Allora, mi fa piacere ritrovare le vecchie canzoni, ma sincera, cosa fa questo qua? Sinceramente speravo di averne di nuove. Iniziare a ottimizzare questo giro perché qua vediamo un po' se così riusciamo a fare qualcosa di buono. Cioè, questa neve toglie gli occhi. No, stiamo sbagliando completamente strada. Sono tutti imbambiti a guidare, cosa fanno tutti fermi? Siete voi che siete imbambiti veramente. Bella l'ambientazione però, tutta illuminata. Non è qua, è là. Guarda, ma che bello, sembra persino ci sia caldo, mentre deve essere freddissimo.
Ma scusa, dov'è che devo consegnare questa posta? Fancy handwriting on this one. Andiamo a consegnare l'inconsegnabile. Con sta neve, con sto vento, consegniamo. Il lago è ghiacciato. Mighty Ambrose River. All frozen. No, abbiamo bloccato. Ah, questo è più furbo. Vedi che intelligente. Ma scusa. Mi sposto io. Quando drive dove vivo l'amica di Meredith, dopo aver imparato riguardo le noci. They were named after the street. Ah, Walnut, esatto, le noci. Segna pacco a 300 Lake Road. Esatto. Christmas gift. Here's hoping. Salve. Hi, Ben. Got a pretty hefty package here for you. Thanks, Thomas. I've been waiting for that one. Hi, Mr. W. Please, please, please tell me the mail truck needs a tune-up. Hey, Lori. Ma a dire il vero. No, mi spiace dire. No, 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 non sapevo che avessi già iniziato a lavorare qui. Working here. Weren't you supposed to start in January? Yeah, she pestered me into allowing her to start a week early. Already put snow tires on half the town's vehicles. At this rate, I can retire before the end of next summer. But this truck's fine, Lori. I gave it a checkup for Frank less than 10 days ago. Ah, are you sure there's nothing I can improve on the old, what do you call this thing again?
Il furgone postale? I just call it the mail truck, actually. Boring. Lo so. Come up with a better name than that. Va bene, dai, te sei quella dei nomi. Maybe you can check out the car horn. It sounded a little off last time I checked. Ah. The horn, eh? I'm on it. Ma adesso questa mi trasforma il clacson in una roba allucinante. Easy, easy, lemon squeezy, Mr. W. Diaphragm had gotten a little dusty, but it's all better now. The mail truck is honking like a big old goose again. Thanks, Lori. Come to think of it, I will be calling your truck the Goose from here on out. Big, white, wobbly, and with a honking great horn. Honk, honk! Loca suona bene, dai, dai, mi piace. The Goose has a nice ring to it. Or a nice honk, anyway. Well, gotta be getting back to my rounds. Happy holidays, you guys. Thanks, Thomas. You too. Non avevamo parcheggiato qua, eh? Ponte facevo fatica a farlo in estate, figuriamoci con questa neve. Bello. Dopo c'è la galleria anche più avanti, che quella ben è difficile da fare. Frontale con un camion è quello che ci vuole. Ecco la galleria. Chiaramente questo DLC sarà più corto, però ero curioso di farlo, anche perché spero sempre che i titoli che qualcuno non ha voglia di spendere soldi per farli, oppure anche non ha voglia perché non sa bene se il gioco gli piaccia o cosa, mi sostituisco e così. Vi accontento nella curiosità di vederli. Allora, dovrebbe essere l'ultimo pacco. Ne andiamo a dare al simpaticone qua che gioca sempre al computer? No! C'è un'impiegata! Hi there, Mr. Mailman! Got anything for me today? È anche simpatica! I have one special delivery for you, ma'am. And we can have a little chat if you'd like. Ooh, a little chat. I'm afraid I'm a bit too busy for that, sir. Okay. Assomiglia moltissimo a mia moglie. Facciamo i furbi. Okay, non la tratterò. I'll keep you then. Have a nice day. You sound an awful lot like my husband. Ecco. We hardly have time to talk to each other lately. No. Oh, what a shame. You must have a lovely husband. Ecco. Oh, I better get this, honey. I'll see you tonight. Oregon Trail Motel, how may I help you? Cioè, mi ha chiamato tesoro, ed è meglio se ci vediamo stasera. Ma non è che questa è mia moglie, veramente? Ma secondo me è mia moglie. Cioè, è possibile che ci... Cioè, lei assomiglia a mia moglie e io a suo marito. Cioè, secondo me... Vabbè, ci siamo capiti, vero? Ogni volta che non guardo questo rischio di fare un incidente. Dai, lì, toglietevi. Continuiamo
fare il giro del lago. Che bello. Va bene, va bene, l'abbiamo solo graffiato un po'. Questa è la diga. Span, 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 or damn. E torniamo all'ufficio postale, magari facendo il giro del lago. Le renne, bellissimo. Hello? Hey, Dad. I'm Meredith. Allora, ottimisti, hai già fatto le valigie per domani? Are you all packed for tomorrow? Che è successo? Meredith? Dad, I'm so sorry, but I won't be able to make it tomorrow. Allora, cosa è successo? Stai bene? What's wrong? What happened? Are you okay? I'm fine, Dad, don't worry, but I'm snowed under with work. It's bad at 86. It needs to be up and running at the start of the new year. I stumbled upon some errors today, and now we need to fix them this week. This sucks. Dai. Yep. Secondiamola. Is that Steve guy pressuring you again? No, it's not Steve's fault. We've all worked so hard this year. Can't squander it all in the last week, right? Giusto. You're right, Meredith. Christmas is just a few days. Your career lasts a lifetime. Have you told your mom yet? Yeah, I just called her at the motel. Oh, someone's calling. Must be your mom. Figurati. Hey, okay, well, that's my cue. Gotta get back to it. I'll call again soon, Dad. Love you. Hey, Em. Is that you? If by M you mean Emily, then yes. If you mean M for Meredith. Infatti, M o M? Allora, trovo con l'altra mia M. Quindi dovresti essere tu. Dai. Con la M di James Bond. Dai, no, la Grinch. I just got off the phone with my other M, so I was pretty sure it was you. Oh, Thomas. Don't joke around as if nothing's wrong. È solo Natale. What else can we do? It's just Christmas. We'll just deal with it, like we always do. Why don't we invite someone else? Unless you're happy with just Mildred coming over. E Mildred, mi manca. Aspetta, dai. Just Mildred? Might as well go for rock bottom and ask Nancy to. Yes. Oh, I'd love to hear them bicker about the cat food assortment at the general store. In any case, I'll call Beth and ask her again, too.
And then I have to do a towel run, refill the vending machine, and vacuum the reception area. So it'll be a while before I'm done. I'll see you tonight, honey. Okay, Em. Drive home safe. Allora, leggiamo un libro che è più culturato. Major League Baseball umpires are required. Ma che libro? Wear black underwear. Sta leggendo un giornale. In case they split their pants. Golf is the only sport to have been played on the moon. On February 6th, 1971, Alan Shepard hit a golf ball on the moon. Because of the low gravity, it may have traveled more than a mile. Magari è entrata anche in orbita. Allora, è la vigilia di Natale e ce la viviamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, grazie per averci scelto e della pazienza. Alla prossima.